Se molti giovani lasciano la Chiesa dopo la Cresima, la nostra proposta di Gesù è poco convincente. Presentiamo bene la figura di Gesù nelle catechesi, ma forse è più difficile incontrarlo nella testimonianza di vita del catechista e di tutta la comunità. Perché se Gesù percorre il cammino con i giovani e parla al loro cuore, questo sicuramente li infiamma. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio consegnato ai vescovi portoghesi, ricevuto in occasione della loro visita ad Limina in Vaticano. Il pontefice si rallegra che la Chiesa in Portogallo sia guidata da un episcopato fraterno, ascoltata dalla maggior parte della popolazione e delle istituzioni nazionali, anche se non sempre è seguita la sua voce. Dopo le luci che superano le ombre, Papa Francesco si chiede: la gioventù lascia perché la nostra offerta non dà risposte ai problemi e alle questioni che oggi la turbano? Per permettere a Cristo di parlare al cuore dei giovani, spiega il Papa, il catechista e tutta la comunità sono invitati a passare dal modello scolare al modello catecumenale. Non solo la conoscenza intellettuale, ma un incontro personale con Gesù Cristo, vissuto nelle dinamiche di formazione vocazionale, secondo la quale Dio chiama e l'uomo risponde. Non può essere, aggiunge, che abbiamo tanti giovani disoccupati e il Regno dei Cieli manca di operai e servitori. La prima necessità, riassume il Papa, è la conversione personale e pastorale di pastori e fedeli, perché tutti possano dire con verità e gioia: la Chiesa è la nostra casa.